che qualcuno se ne avrà un po' amato, ma penso che sia proprio il tempo della chiarezza. Anche io apprezzo molto il lavoro che fa Roberto Speranza alla Camera, un lavoro duro, complicato, in un momento di grande incertezza, con un governo che non è quello che volevamo, un governo di necessità, con un partito il nostro, ampio, largo, plurale, nonostante il calo dal punto di vista elettorale, con tantissime sensibilità, ognuno quando non gli piace qualcosa, per avere un po' di sensibilità in più, comincia con tutte le storie, perché il partito oramai fatto tutte le religioni, tutti i sensi, tutte le cose. Noi poi siamo una terra un po' più antica e quindi ci limitiamo alle vecchie categorie, che tutti conosciamo. È difficile per Roberto, è difficile per Epifani, è difficile per il partito. Io sono tra quelli che pensa tutto sommato sia giusto scegliere il segretario facendo votare gli iscritti, ovviamente con un'apertura a tutti, chiunque vuole si iscrive e che fa un vincolo più determinato e sceglie il segretario, mentre il candidato alla presidenza del Consiglio, alla regione, al comune, deve essere fatto in maniera aperta a tutti i cittadini. Sono due modalità differenti, ma la cosa che mi ha strabiliato, diciamo, questo, non lo so come chiamare, insomma, come lo chiamano, cioè, tanti nomi, qualcuno dice plebeismo, forse è il nome più giusto, di amici e compagni di strada, che volendosi candidare alla segreteria nazionale al PD, legittimamente, non esprimono pensieri politici per chiedere consenso, ma fanno sparare davanti alla televisione contro la nomenclatura. Ora, quando trattasi di persone che sono state al 1980 in consiglio regionale, che hanno fatto gli assessori regionali, che hanno fatto i parlamentari, che hanno fatto i parlamentari europei, con il consenso di tutti noi, con l'avallo di Fassino e di Bersani, le sparate contro la nomenclatura si possono fare per gli altri cittadini italiani che non conoscono i fatti, ma qui far passare per lui un moderno che ha 33 anni di impegno nelle istituzioni, francamente, se poi questi stessi grandi dirigenti politici fanno interviste e dicono se Speranza o De Filippo non si fanno le primarie, altrimenti si fanno perché sa che noi abbiamo famiglia. Questo significa che non possiamo, diciamo, non so se possiamo stare nello stesso partito, non so se possiamo stare nello stesso partito. Io personalmente sono perché le primarie si facciano per il Presidente della Regione e se dovessi candidare Speranza io lo sosterrò alle primarie. La sosterrò alle primarie, ma le primarie le fa Speranza come chiunque altro, perché le primarie sono un meccanismo, sono attraverso il quale, diciamo, democraticamente, ognuno che chiede Dio, chi vuole, costruisce dietro di sé un sostegno, costruisce dietro di sé un progetto politico e va avanti. Però vedo che Margiotta ha corretto, perché lui sostanzialmente sta sulle primarie, perché voglio dire. No, ma vedo che detto, se Speranza, se si torna su De Filippo, va bene, ma per poi mai stare su quel primario, si aprirebbe, vabbè, perché tu diciamo che c'è un po' di allora io potete dirmi con una qualche franchezza e con grande preoccupazione che viviamo una situazione molto difficile, che le elezioni regionali in Basilicata si svolgeranno in un clima complicato dove pesa la crisi economica e sociale nazionale, pesa la crisi del regionalismo, perché in questi anni le regioni hanno smarrito un po' il senso della loro funzione di orientamento e di programmazione, pesa la crisi economica e sociale in Basilicata, che è anche figlia di tutti questi anni di governo, è anche figlia di questi 8 anni di governo ed è anche figlia di questi 3 anni di governo.
Ora, ognuno di noi può pensare, può dire che ha fatto tutte le cose più belle di questo mondo, poi bisogna misurarsi con i cittadini, con le persone, con i corpi sociali. Io penso che in questi anni non abbiamo fatto, non abbiamo avuto grandi performance di governo. Poi qualcuno penserà che i grandi dimensioni che abbiamo avuto non ce l'hanno fatta perché c'erano gli altri a disturbare. Io penso semplicemente che abbiamo tutti quanti, ognuno per la propria parte, delle responsabilità. Se vogliamo essere seri, ce le pigliamo tutte queste responsabilità, salvando le persone, perché le persone sono sempre salve, ma avendo la capacità di discutere delle questioni politiche, di come stanno i fatti e le situazioni. Un partito serve a questo, deve riflettere su se stesso e trovare di nuovo la strada, riprendere il cammino verso i propri ideali e i propri valori. Allora, vado al dunque. Il dunque che votiamo perché si è sciolto il Consiglio regionale. Devo ricordarvi che nell'ultima direzione che abbiamo fatto, io ho fatto un ragionamento, avevo fatto un'affermazione, per carità, vale quel che vale, perché appunto è vale un centesimo quando siamo qui. Avevo detto, rispetto alle notizie di stampa sulle questioni attinenti a quello che poi è stato chiamato rimborsopoli, che essendo legittima l'azione delle forze di polizia e della magistratura nel verificare, nel esprimere accuse che allora non conoscevamo e che poi avremmo visto qualche giorno dopo, c'è anche il diritto legittimo alla difesa da parte dei singoli accusati, che rimane tale appunto fino a quando non vengono condotti i grandi giudizi, e che guai a confondere i diritti del singolo, guai del, diciamo, i diritti del singolo cittadino. Cambia microfono. Ma taglio la voce spillante, si sente male. Registro non posso, mi dispiace, ma registro non posso cambiare. Avevo sostanzialmente detto di essere molto attenti a distinguere le questioni che attengono alle persone dalle questioni che attengono alla politica. Perché noi non sappiamo esattamente come stanno i fatti, non siamo noi a dover decidere la gravità, la qualità, e tra l'altro diciamo i diversi gradi procedimentali sono diversi tra di loro. E quindi avevo detto, rispetto alla notizia che si annunciava, che una cosa sono le persone, i diritti dei singoli, e che la valutazione avrebbe dovuto farla, per quanto ci riguardava, la direzione regionale di questo partito. La valutazione, diciamo, della natura, della qualità degli accadimenti e delle decisioni da prendere. Così non è stato. Il presidente De Filippo ha ritenuto di chiudere la legislatura, ha fatto un documento in verità molto lungo, che però resta lì agli atti e che sarà utilizzato anche dagli altri in campagna elettorale. Si è sembrato che si facesse riferimento non solo a questa vicenda, ma a chissà quale altre questioni, la voce che ha fatto la bocca di basta e quanto. Non si è discusso in questo partito. Speranza ha fatto un documento, ha fatto un'azione di sostegno dei diritti. Nessuno si è alzato per lì, non sono d'accordo. Ovviamente che nessuno abbia detto non sono d'accordo o sono d'accordo, non ci esime dal fatto che anche questa sera, insomma, su questo punto Speranza lo dà come un dato acquisito, e francamente un dato acquisito non è. Non posso altro perché forse c'è da discutere, da ragionare bene su tutte queste questioni, sulle conseguenze politiche di queste questioni. E lo dico ovviamente senza voler dire nulla sulle persone, perché ovviamente De Filippo ha assunto una decisione, io non lo posso nemmeno biasimare perché una volta l'ho fatta anche io senza consultarmi con nessuno, rimane un dirigente importante di questo partito, un dirigente quotato anche a livello nazionale, probabilmente valorizzato a livello nazionale, un percorso anche giusto che faccia, ma la sostanza di quell'atto rimane tutto, cioè la necessità di un cambiamento, la necessità di andare avanti, di mettere un punto e a capo, non un punto a capo e ritorno, io così almeno ho capito le missioni di De Filippo. E allora, se le cose stanno così, se veniamo molto a queste cose dobbiamo interrogarci. Non avendo discusso qui, anche perché la questione non è quella, diciamo, giudiziaria o quella mediatica giudiziaria, magari anche un po' ruginosa di parte, di situazioni che in alcuni casi sono anche francamente, diciamo,
irrilevanti, non molto significanti. La questione è politica, e cioè che questa situazione ha fatto emergere, a fronte di una difficoltà anche oggettiva, governare. Che dobbiamo anche ammettere, perché qua è usare il trionfalismo, dico sempre a tutti, l'abbiamo fatto, abbiamo detto, abbiamo fatto grandi cose, abbiamo fatto molte cose che potevamo fare, pure su altre cose scontiamo dei ritardi, i ritardi sono figli di tante situazioni, anche di, una, diciamo, di un confronto democratico interno molto ampio, ogni cosa c'è sempre chi, qualcuno che non piace, magari qualcuno forse si è fermato un po' troppo ad ascoltare tutti gli altri. Fatto sta che in concomitanza con le difficoltà economiche e sociali, con concomitanza con le difficoltà dei governi, a cominciare da quello regionale, su grandi questioni, è venuta fuori, si è parsa, a volte forse lo è, una classe politica regionale troppo ripiegata sulle piccole cose, troppo ripiegata sui fatti anche sui propri benefici. Questa cosa non si supera facilmente. E non è vero che dobbiamo scoprire la sera del 18 novembre, forse ci dobbiamo pensare un po' prima. Ora, ovviamente, se qualcuno si sta interrogando, si intende opporre una questione, cioè che tutti quelli che sono stati in questa legislatura e che possono essere in questa inchiesta non devono essere candidati, io non la pongo così, non ho nessun titolo per poterla porre. Dico che la valutazione che viene fuori dai cittadini è molto negativa e molto grave. E ora, non volendo negare il valore politico di vita del gruppo rispetto anche a tradizione nazionale, non posso mica altrettanto negare il valore di personalità importanti del nostro partito, come Marcello Pittella, Renzo Santopieri, che cito, diciamo, due persone con cui abbiamo lavorato in questi anni, Erminio, che per giunto, diciamo, e per fortuna anche fuori da questa cosa qui. No, però ci dobbiamo capire fino in fondo. Un partito ha il dovere, non un partito, diciamo i componenti di un partito, le diverse anime, le sensibilità varie di questo partito dovranno interrogarsi prima di sottoscrivere le candidature di Tizio e Caio Sempronio. Si vuole arrivare ad una soluzione unitaria con una personalità al di fuori di ogni diciamo una personalità alta, non faccio nome perché sarebbe sbagliato, ma insomma, ci sono anche in questa sala persone che hanno avuto tantissimi ruoli. Chi si affida un mandato con quello che si è affidato a Denardo, e allora si fa un'operazione di rinnovamento totale, ma si accompagna un'azione di cambiamento che mette in campo tantissime altre persone, e gli altri poi avranno gli spazi che avranno, la condizione che avranno. Se invece ci affidiamo al confronto dialettico e democratico, quale poi si esplica attraverso le primarie, allora stiamo attenti, evitiamo, diciamo, scontri violenti, mettiamo in campo una dialettica civile, però sappiate, dobbiamo saperlo, al di là delle sensibilità di uno dell'altro dall'altra parte, qui nessuno deve comprimere la dialettica democratica, dobbiamo sapere che la gente si aspetta un segnale di cambiamento, la gente si aspetta che affidiamo la direzione alla regione a personalità di profilo politico sperimentato, o anche magari di solidarietà civile o di esperienza politica, ma che vanno nella direzione del cambiamento. Io penso che noi abbiamo bisogno di un cambiamento largo, ampio e profondo, non esclusivo, perché dobbiamo comunque, diciamo, richiamarci agli elettori, ma abbiamo bisogno di un ampio, largo e profondo, che coinvolga i territori, che coinvolga i soggetti sociali, che riarticoli l'offerta di rappresentanza nelle liste. E qui un altro grande tema, il centro-sinistra, grande parola. Il PD deve assumersi le sue responsabilità in Basilicata in maniera collegiale, collettiva. Io e il pubblico l'abbiamo fatto a Tito, sappiamo assumere anche gli altri. E le coalizioni con le porte in Ginevra, ancorché manovrate da quelli che stanno in questa stanza, nessuno escluso, non sto dicendo agli altri, a tu, di questa cosa, no, veramente sarebbe stato complicato. Mezzo. Va bene, il problema, sai qual è, Salvatore? Non è il fatto, non la capacità di fare dei collegamenti trasversali, io sono sicuramente tra questi,
è una qualità di collegamento trasversale. No, naturalmente da te a quelli che danno l'odio, il giudizio sulla qualità te lo dai da solo, non è che se l'hai dato a chi è che magari lo potrei pure dare qualche volta il giudizio. Se mi volesse arrivare, polemica, però non sei abituato a giudicarti da solo. Ma io no, ma vedi, ma no, è sempre così. Alla fine io non mi attardi in polemiche. Ma no, sui denti, su braccio e serrati, tanto lo sanno bene questa strada, e lo sanno bene anche i cittadini italiani. Ovviamente io non porto nessun problema, nessuna questione, lo dico alla Speranza, lo dico a quello cui Speranza in questi anni ha interloquito molto. Fate finché potete fare, perché c'è un limite, oggi qua dovete aspettarvi con una reazione forte da parte di alcuni di noi. Dato che qua ci conosciamo tutti per tutti che parliamo, lo dico, lo facciamo come abbiamo sempre fatto, lo chiamo questo per Manos, lo dico al mio fratello uomo. Allora, attenzione, e non pensiamo di utilizzare, ovviamente so che Roberto, non, diciamo, essendo molto accorto, non pensiamo di girarci nel centro-sinistra, quello classico, quello che sta a Roma, poi quello non si sa quello che sta qui e quant'altro, c'è una sostanza politica. La sostanza politica è che se noi vogliamo portare avanti un processo di cambiamento, di rinnovamento non esclusivo ma ragionato, che sia rispettoso anche di quelli di tutti, ci facciamo carico politicamente, sia su come organizziamo e gestiamo le primarie, sia su come organizziamo e gestiamo le liste. Perché le condizioni di sostenibilità devono essere per tutti. Chiaro, magari carichiamo uno di valutare le condizioni di sostenibilità, così diciamo, essendo diciamo che rappresenta una parte, come dire, più progressista, più riformista. E ci affidiamo a lui. L'uomo è una persona. L'uomo ha dimostrato, diciamo, di essere scevro da interessi personali. L'uomo ha dimostrato, diciamo, è stato messo fuori dalla lista, senza una motivazione vera, valida. Voi mi dovete spiegare, dopo che mi cacciano fuori dalla lista, se noi in Basilicata siamo capaci di fare qualche passo avanti o meno. E dato che ho subito la cosa di nuovo, con conseguenze che dovete riparare, perché anche la vicenda regionale, Calde Federico, si risolve stando ai meccanismi, non è che vi dovete inventare troppe cose, o stiamo marciotto, quindi costruire tutto insieme dei castelli di ragionamento, è semplice il problema. Se lo si può risolvere è semplice. Allora, per carità, ci stiamo tutti e ci dobbiamo stare tutti, ognuno si faccia bene i propri conti, ci sono dinamiche politiche nazionali, sono un insieme di cose. Io vedo, diciamo, ho visto già questa sera che molte cose sono cambiate, ho visto una certa freddezza in fronte a talune candidature. Per quanto ci riguarda, per quanto riguarda me e tanti altri amici miei, noi cercheremo attraverso un percorso democratico di confronto aperto, non chiuso a nessuno, di individuare la migliore candidata o il miglior candidato per la carica di Presidente della Regione.